cosmologia, cioè è una Grecia che cresce. E come cresce? Cresce nel territorio, cresce nel territorio. Per cui Siracusa è il suo regno, e il regno di Siracusa è enorme, arriva fino a Pixunte, a Scillo, a Laus. Il regno dei Cumani, e beh, tutta la piana di Re, tutta la pianura campana. Il regno di Sibari, cioè una città, una Grecia magna, non perché più grande, ma perché cresce. Cresce in ricchezza, cresce in territorio, ma soprattutto quello che poi, e qui avete la diffusione, diciamo, ma quello che colpisce sono le città. Qual è l'apporto più interessante, più significativo? Allora, la cosa che colpisce, come prima avete visto l'apporto degli Cenei, qual è l'apporto dei Greci alla cultura? La prima cosa è la città, perché questa è una spedizione che arriva, avete visto fenomeni organizzativi alla partenza, all'arrivo. Quando arrivano, siccome chi sta sulla nave, il capo famiglia che sta sulla nave, ha perso il kleros, cioè ha perso il pezzo di terra che aveva nella metropoli, e deve avere un pezzo di terra nella nuova polis, la prima cosa che si fa è la divisione delle terre, la spartizione delle terre, cioè la divisione in lotti. La divisione in lotti prevede lo spazio abitativo, lo spazio per il sacro, lo spazio per il pubblico, per il civile. Cioè, voi vi trovate di fronte a una città fondata, cioè una città pianificata, una città organizzata. Se pensate che all'inizio dell'Ottavo i nostri centri indigeni erano fatti da gruppi di capanni, organizzati, per carità, tra di loro, con piccoli numeri, vi rendete conto che la città fondata è uno degli elementi innovativi e rivoluzionari che ci accompagnerà per tutti i secoli. Basti pensare a Napoli e a quella che è il nostro centro storico, con la suddivisione, ma soprattutto con il circuito delle mura. Pensate alle nostre città, la famosa città murata, è un concetto che affonda le radici in pieno VII secolo. La città fondata. Qui lo vedete bene, è metà conto, questa è la città, ma la cosa importante è la gola, cioè il territorio. E allora il territorio è tutto diviso in lotti, perché ogni colono ha diritto al suo kleros. Sei cittadino se possiedi un kleros, cioè se possiedi un pezzo di terra. Ancora meglio lo vedete qua, la città e la divisione delle terre. E la cosa interessante che vi fa vedere Metapunto è il modello di città coloniale. Le città coloniali, se ve le andate a riguardare, sono tutte sul mare. Il mare è via di arrivo, ma è via di fuga. Sono tutte tra due fiumi, Bradano e Basento, questo è Metaponto. Ma pensate Cuma, pensate a quello Posidone. Perché i fiumi? I fiumi innanzitutto erano tutti navigabili nell'antichità, e quindi significa penetrazione verso l'interno. Ma poi i fiumi significano acqua potabile per la ventilazione. Ancora, vedete l'Opri? Ecco, e qui si vede la città che cresce. Questa è l'Opri, questa è la parte urbana, e questa è la prima città di l'Opri. Ma poi l'Opri cresce, e vedete le mura di l'Opri che vanno molto sulle colline, e la città cresce, axis, e cresce nel territorio. Questo è Posidonia, è lo stesso ragionamento. Quello che colpisce di queste città è il carattere monumentale. I famosi, qui si vedeva molto bene questo ragionamento. Vedete lo spazio privato per le case,
lo spazio per il sacro, i templi, e al centro lo spazio per il civile. Questa organizzazione è lo spazio pubblico, sacro, privato, con lo spazio necropolico fuori dalla città. Le necropoli sono fuori dalla città. È una città fondata e organizzata che noi ritroveremo costantemente fino ai tempi moderni. È oggi che le città non hanno più questo tipo di organizzazione, ma ce l'abbiamo avuto fino a meno di 100 anni. La monumentalità. Finisco, cerco di finire. Una tendenza. Andiamo qui. E la monumentalità. Un linguaggio del tutto originale. Colpisce la monumentalità di queste città. I viaggiatori settecenteschi, ma ancora gli eruditi del Cinquecento, sono colpiti da questa maestosità, da questa grandiosità. I maestosi templi di Posidonia, la selva dei templi agrigentini, ma l'architettura monumentale assume forme autonome, indipendenti, immediatamente, sin dal primo momento. Perché faccio questa osservazione? Perché fino agli anni 60, 70 del Novecento si parlava arte della Magna Grecia come fatto generale. Non esiste un'arte della Magna Grecia, non può esistere. Ogni polis ha una sua caratterizzazione. Tanto produce, e siccome la produzione artistica e artigianale è frutto della città, della gente, della cultura, allora, se Metaponto e Posidonia hanno radici achee, il loro linguaggio formale sarà di tipo acheo. Siracusa ha radici corinzie, il suo linguaggio formale sarà corinzio. Non solo, ma Siracusa si sposa con i siti. Metaponto e Posidonia si sposa con gli enoti. Dunque, il background culturale da cui scaturisce l'espressione artistica monumentale è un background diverso l'uno dall'altro. E allora non potete unificarlo. È stato unificato perché, fino a qualche decennio fa, l'arte della Magna Grecia, considerata come fatto unitario, veniva considerata provinciale. Perché? Il concetto di colonia. Serie A, serie B. Provincia. Dunque, si somiglia al Tempio del Sunion o all'Olimpeion, però non è la stessa cosa, è un poco peggio. Somiglia, però non ci arriva a quello. Allora, è questo schematismo che abbiamo tentato in questi anni di smantellare. Tanto vero che una mostra fatta a Venezia qualche anno fa si intitolava I Greci d'Occidente. Non era più l'arte della Magna Grecia, ma si chiamava I Greci d'Occidente. Nell'architettura è fondamentale la tendenza eclettica che si vede molto bene, no, che si vede molto bene nell'Atenaeum di Pestum. Ordine ionico e ordine dorico. Questo in Grecia non lo trovereste mai, ma è proprio il linguaggio autonomo, indipendente, originale di questo. Nell'architettura, nella scultura, vale lo stesso ragionamento. Scultura e marmo ce ne abbiamo poche, perché il marmo non c'è in Italia. Le cave di Carrara sono state sfruttate soltanto in età romana, quindi il marmo si doveva comprare da Atene oppure da Mesopotamia del genere. Quindi di marmo ce n'è poco. Ed è inutile andare a dire che il culos di Metaponto non somiglia al culos di Delfi o al culos di Atene. Non ce ne importa niente. È il culos di Metaponto, cioè Metaponto produce
e metà conto non la potete mettere insieme a tanto, e forse la potete invece confrontare con Posidone, perché metà conto e Posidone hanno le stesse radici comuni. Quindi ogni città ha una sua espressione. Famosissime le metope del Sele, anche qui, innanzitutto nell'arenario locale, sono varie mani di artigiani. C'è l'artigiano che privilegia la parte muscolosa, diciamo, bobica, va nella parte. C'è questa cosiddetta del non finito, secondo Mario Napoli era complicata dal colore, secondo altri un'altra mano. Raccontano leggende di Eracle, leggende della guerra di Troia, cioè l'immaginario collettivo si presenta, dice noi siamo questi, questo è il nostro bagaglio culturale, i nostri valori sono quelli di Eracle, eroe civilizzatore, o della guerra di Troia, con la difesa della città. E dal punto di vista artigianale sono mani di artigiani, di artisti artigiani, non esiste un'arte in assoluto, esistono tanti artigiani. Sono artigiani posidoniani. È inutile andare a cercare l'origine del maestro in area peloponnesia, sono linguaggi appartenenti alle singole polis. E oggi noi siamo in grado di dire che esiste una scuola di Posidonia, esiste una scuola di Siracusa, esiste una scuola di Agrigento, cioè esistono varie produzioni e come tale vanno lette e imparate. Il famoso Don Luigi, pezzo famosissimo, opera raffinatissima del V secolo, secondo molti è una guancia di un altare. La lettura è molto diversa, la nascita di Afrodite dal mare, amore sacro e amor profano, secondo altri e per secoli. Non ha importanza, ha importanza invece definire l'alto livello formale, stilistico, la raffinatezza di questo linguaggio, che è un linguaggio molto probabilmente europeo, se effettivamente appartiene a noi. Mezzo espressivo dominante delle colonie, delle polis italiote, è la terracotta, la colotasca. Perché la terracotta? Argilla c'è dappertutto, è la materia più semplice, più facile e meno costosa. Dunque si produce in terracotta. Ogni bottega, ogni città ha la sua bottega, produce i suoi motivi. Questo è Posidonia, lo riconoscete subito, la dea con la melagrana, la famosa Era, oppure la partoriente o Afrodite. L'invenzione per esempio di tipologie nuove, la donna fiore è un'invenzione di Posidonia, non ce l'avete a Sibari, non ce l'avete a Siracusa, ce l'avete a Posidonia, che rientra nel meccanismo del dono votivo della fertilità. E questo per esempio invece è l'occhio, come vedete il linguaggio stilistico è completamente differente, e l'occhio è famosissima per i suoi pinaches, che sono delle tavolette di argilla, più o meno come la nostra Via Crucis, che si appendevano e raccontavano la storia di Persefone, cioè raccontano una storia sacra, la loro dea, il rapto da parte di Hermes perché la porta dell'Ade dove diventa la regina dell'Ade, cioè il racconto, un racconto sacro, e queste tavolette diventano, e sono fatte a stampo, quindi significa che c'erano gli stampi. Il corpus più importante che noi abbiamo, il corpus e soprattutto il Museo Archeologico Nazionale, è quello che lo conserva di più. Allora, della grande pittura noi non abbiamo quasi niente, ma la pittura vascolare è una delle espressioni artistico-artigianali più alte che si raggiunge nelle città greche e non solo. Nascono delle botteghe. Metà conto hanno trovato un Cheramentos, quindi hanno trovato una bottega, un quartiere artigianale dove fornace.
Sicilia. Quindi c'è Demografi Arni, c'è Demografi Campani. Il museo di Napoli raggiunge livelli altissimi. Ed è inutile andare a dire, andare a cercare quanto di attico ci sta in questa città. Lasciamo stare. Sappiamo che quando Pericle mandò la colonia panellenica di Tubi nel 444, in questo contingente, il contingente era formato da uomini, soldati, donne, sacerdoti, artigiani. Quindi certamente ci dovevano essere dei cittadini che hanno avviato queste produzioni. Ma poi le produzioni sono produzioni campane, apule, siciliane, non hanno più nulla di, da dover raffrontare. Il Museo di Napoli conserva uno dei capolavori, no? Il famoso Fratello d'Italia, con i persiani, che praticamente è tratto da una tragedia di Euripide. Nella produzione, che è una produzione praticamente che inizia alla fine del quinto e continua per il quarto e il terzo, alcuni vasi appunto raggiungono queste proporzioni colossali e diventano status symbol, cioè diventano segni di aristocrazia, di ricchezza, di grandiosità, eccetera, eccetera. Della pittura parietale. Dunque, della grande pittura parietale greca noi non abbiamo quasi nulla. Eppure dovete pensare che uno dei più famosi artisti, pittori, che ci hanno tramandato le sue, Zeusi, era nativo di Eraclea, cioè una città greca. Rimane una traccia nelle famose tombe dipinte. Tombe dipinte, cioè sepolture a cassa, come fanno le lastre, che abbiamo in Puglia, lungo Taranto, in Campania, Cumano, La Capua, Posidonia, e beh, questa del tuffatore era più nota, soprattutto era più antica, perché questa si data a 480, cioè si data in pieno quinto secolo. Ve la faccio vedere assolutamente senza entrare nel merito della lettura, per la raffinatezza stilistica, per il linguaggio formale, questo azzurro, questo tuffo che è proprio diventato paradigmatico, diciamo, emblematico, questo azzurro, questo rosso, cioè si raggiunge lo sguardo di questi due convitati, si raggiunge un livello altissimo, questa per esempio è la tomba delle danzatrici di Turno, dove il linguaggio formale è un linguaggio formale del tutto nuovo, del tutto originale. È il linguaggio formale che noi oggi diciamo italiota, cioè esito della fusione tra i popoli, polis e lenis, e i discendenti di Licaone, re degli Arcadi, che era comunque un peloponnesio. E il linguaggio e la cultura a buon diritto è definito italiota. La grande scultura in bronzo, le monete sono qualcosa di splendido e ogni città ha la sua zecca, Cuma ha la sua zecca, Napoli ha la sua zecca e ha i suoi artigiani, naturalmente, non sono artigiani che vengono dalla Grecia. E le nostre monete non hanno nulla da invidiare, a invidiare le monete ateniesi, anzi forse sono più belle. La grande bronzistica, Vasellame, questo è Posidonia, specchi, papere, lampade, la gioielleria famosissima soprattutto nel IV secolo, Taranto diventa famosissima, il linguaggio, la cultura è oggi chiaramente esito di quel lento processo che nel corso dei secoli ha portato alla formazione di una nuova forma culturale, ben espressa nella produzione figurata e il grande retaggio
che la cultura greca forma e restituisce a noi e costituisce il background praticamente di tutto l'Occidente mediterraneo. Noi ne vediamo una parte perché ci vediamo le cose nostre italiane, ma Francia, Spagna. Qual è l'eredità della Magna Grecia? L'eredità della Magna Grecia si rintraccia nella tradizione artistica e letteraria, dal Medioevo al Classicismo, dalla persistenza dei tessuti urbani, basta pensare a Napoli, alla riscoperta del Dorico, pensate alla Casa Bianca. Ma il discorso si allarga alla scultura soprattutto quella romanica meridionale, dove le affinità e i parallelismi sono incredibili, che non è memoria dell'antico, attenzione. Nella letteratura, da Shakespeare a D'Annunzio, i richiami sono infiniti. Nel pensiero filosofico, non a caso vi metto Parmenio, ognuno di noi, chi pensa che pensa per un attimo all'essere unico, indivisibile, è il pensiero di Parmenio, o la matematica di Zenone, o la scuola medica eleata, poi ereditata dalla scuola salernitana, medica salernitana, i cui precetti ancora oggi esistono e sono vitali. Ma i segni dell'eredità si colgono in tante piccole cose, meno alte. La trasmissione culturale la si coglie nella tradizione, nella mentalità. Vi ho scelto soltanto un elemento che secondo me è abbastanza emblematico, il pianto greco. Il pianto greco è il pianto funebre sulle spoglie di Ettore. Ha le stesse radici, ce lo portiamo dentro. È un rituale che riguarda il meno. Se ci spostiamo nell'ambito del sacro, i doni votivi, avete visto i finales, e il dot des, do alla divinità per avere in cambio protezione. Basta andare a Gesù, dunque un'infinità di elementi stratificati e trasmessi attraverso complessi meccanismi che sono meccanismi di passaggio, di interazione, di ibridazione, che però concorrono a costruire un patrimonio culturale che è un patrimonio culturale nel quale tutti noi occidentali, tutto l'Occidente, si riconosce e trova le sue